Un saluto da Vitale Immobiliare. Il mercato immobiliare ha attraversato la crisi peggiore a memoria d'uomo, la più lunga e la più distruttiva. Io sono entrato in questo mercato solo nel 2014, ma voglio ripercorrere assieme a te tutti questi 12 anni che per molti hanno significato la scomparsa dal mercato. 2007 è l'anno dell'inizio della fine e come al solito sono le banche ad indicare la strada. La crisi dei mutui determina quasi un 5% in meno delle compravendite e l'inizio del calo dei prezzi. Nei due anni successivi la crisi inizia a delineare i suoi contorni. Aumentano le case in vendita e di conseguenza calano i prezzi. Ed intere categorie di persone che prima si vedevano finanziate allegramente dalle banche oggi non possono più comprare una casa. Hai un solo reddito? Niente mutuo. Nel 2010 si va in altalena, grazie ad incentivi del governo che rivitalizzano parzialmente il credito, ma sono cure palliative. Infatti, il 2011 continua a mostrare numeri in discesa. L'apocalisse arriva nel 2012, con un bel meno 10% sui prezzi di vendita e un incredibile meno 25% sulle compravendite. I mutui cosa fanno? Costano sempre di più. Roba da matti. Passiamo all'anno successivo, 2013. Raschiamo il barile, sono 390.000 le compravendite e torniamo indietro di 30 anni, con i prezzi ancora in caduta libera. 2014, il mio anno, la BCE comincia a sputare tonnellate di euro che inizialmente non arrivano nell'economia reale. Poi, a forza, queste risorse vengono distolte dalla speculazione e indirizzate verso l'utente finale, che sia impresa o sia privato. Riparte tutto, anche la richiesta di case, ma i prezzi continuano inesorabilmente a calare. 2015, 2016 e 2017. Le compravendite continuano a salire, ma viene totalmente sbugiardato il dogma che aveva sempre regolato il mercato immobiliare del passato. Dopo due anni, i prezzi seguono i numeri. Non è così, purtroppo. Nel passato, le precedenti crisi del settore avevano sempre avuto questo andamento. Cominciano a crescere le compravendite, i prezzi ripartono circa 24 mesi dopo, ma stavolta non è successo. Nel 2018 è chiara la tendenza all'uscita dal tunnel. Alcune grandi città iniziano a segnare dei più davanti ai prezzi, soprattutto Milano, che dopo l'Expo fa gara a sé. Pensiamo ad oggi. Il 2019 finirà con 600.000 compravendite, un terzo in meno del 2006. Nelle grandi città è in atto la grande ripresa dei prezzi. Nelle periferie e nelle cittadine come la nostra Cesena, purtroppo ancora no. Ma una cosa è certa, chi cerca casa e chi vende casa vuole di più da noi agenti immobiliari. Dal 2006 ad oggi, tante persone hanno trovato vera utilità nei nostri servizi e sono stati ben contenti di pagarci, come testimoniano centinaia di clienti che abbiamo servito in questi lunghi anni di buio. Abbiamo appena venduto casa. Notate il sorriso. Vitale Immobiliare, tutta un'altra agenzia. Ciao! Vitale Immobiliare, tutta un'altra agenzia.